Biolab, perché il termine è bello, ancora qualcuno poi mi fa la multa perché ho usato una terminologia che non è italiana, ma insomma, perché biolaboratori non vuol dire niente, dovremmo tradurre biolaboratori di alta sicurezza, BSL vuol dire quello, quindi quando la terminologia in inglese si usano biolab, è uscito, eccetera, sono biosecurity lab, ok? Allora, beh, se voi volete un primo laboratorio naturale, un biolab naturale, è quello che voi trovate nelle toilette. E per questo vi ho presentato il benefattore dell'umanità, no? Che pensa a tutti quanti noi, che quando è andato in Africa, girando nella giungla africana, e beh, doveva fare anche lui i suoi bisognini come tutti quanti gli altri, ha detto, e dove stanno le toilette? E gli africani sono rimasti, dice, ma che vuoi? Tutti fanno quello che si sa. In India la defecazione, cioè in pubblico, è un fatto normale, fa parte della loro cultura, nessuno si scandalizza, nessuno sta a guardare quello che uno fa, vabbè, è un altro problema. Oggi non c'è più, insomma, nelle grandi città, però nei villaggi trovi questo. E lui ha avuto questa grande genialità, dice, beh, dobbiamo fare una toilette chimica che uno se lo porta a braccio, va in giro in tutta la giungla e si porta questo. Quindi ha pagato 10 milioni di dollari per fare questo aggeggio qua. Gli indiani si sono divertiti moltissimo a fare questo aggeggio, che come voi vedete è pesante, ingombrante, non te lo puoi portare a braccio, in ogni caso. Però lui ha speso 10 milioni di dollari per lanciare il progetto. Se voi volete ridere, vai la prossima. Allora, vai sul sito, su YouTube, è veramente un video esilarante. Cioè, è una comicità totale, però io darei il premio Nobel per la medicina per questo. Perché lui non sapeva che le toilette chimiche, ma ce l'abbiamo da tanti anni, piccoline anche, eccetera, e che inquinano, perché tutta la parte chimica che deve andare a qualche altra parte inquina, ma lui alla sua medicina, alla sua scienza, quindi lasciamo perdere. Allora, a prossima. Però nelle toilette trovate tutto quello che voi volete, perché se voi volete cercare i SARS, le spike proteine, quelli della SARS, quelli dei vaccini, eccetera, andate nelle toilette delle famiglie e andate a prelevare. Io consiglio a tutti quanti di fare questi studi, prelievi, eccetera, mandate nei laboratori, troverete di tutto, tutti i germi che voi avete, perché noi siamo simbiotici, no? Con i nostri batteri e virus, quindi. Ok. E poi vi faccio vedere l'altro aspetto della medaglia, no? Cioè abbiamo la parte tipicamente medica, per salvare l'umanità, dal punto di vista medico, charitable, OMS, e poi c'è la parte invece finanziaria, cioè quella che tutti quelli che sono pieni di soldi pensano a voi, voi non dovete pensare a niente, abbiamo noi che abbiamo i soldi e pensiamo a voi. E è quello che fa Schwab, che sempre andate su YouTube, sentite quello lui con il suo accento tedesco, nazista, neonazista, eccetera, e Schwab dice, noi applichiamo adesso il modello economico del cigno nero, perché questa è una cultura tipicamente americana. Se andate sul sito della fondazione di Elon Musk, c'è un rombo bianco e nero e dice The White Swan. Quindi questa è l'altra faccia. C'è il cigno nero, c'è il cigno grigio e c'è il cigno bianco. Teoria economica americana che ora viene implementata dal World Economic Forum nel mondo. Quindi è bene sapere le cose, perché se non si sa quello che si pensa in America, perché loro hanno i soldi per l'Occidente, non si capisce quello che succede. Allora, lì è molto interessante, la prossima. Vai. Dunque, allora, qui abbiamo un problema etico fondamentale, che è quello della sovrappopolazione del pianeta. Siete troppi, mannaggia voi! E quindi questo crea un problema, per questo poi dobbiamo pensare ai vaccini, per tutti i vaccini. Cioè la One Health, vaccinare tutto il mondo, ma tutto il mondo non è sufficiente. Abbiamo gli animaletti, sia quelli di compagnia,
sia quelli di allevamento, quindi dobbiamo vaccinare anche in agricoltura, no? nella veterinaria. E poi c'è questa natura maledetta che ogni tanto fa uscire dei virus, dei batteri, eccetera. Ci sono le piante, anche le piante dobbiamo controllare perché sono veicoli da questo punto di vista. Quindi noi dobbiamo avere un approccio interventista molto forte, cioè vaccinare tutte le forme viventi possibili e immaginabili per permettere all'uomo di avere la sua crescita transumana. Il segretario generale delle Nazioni Unite, nell'ultimo report dell'UNEP, ha scritto nell'introduzione: l'era dell'antropocene è finita. Cioè l'uomo antropocenico, noi poveri antropocenici, è finita. Quindi adesso nascerà nel futuro una nuova specie umana e ci dobbiamo preparare a questo cambiamento. Il grande reset, che non è solo economico, è sociale, è umano, eccetera. Lo dicono loro, non è che scritto questo nero su bianco. Allora Gates già nel 2010, quando aveva già incominciato a predire il futuro, ha detto: mannaggia, abbiamo tante persone che stanno in fase terminale, e questi però 3-4 mesi continuano a combattere per sopravvivere, però devono andare in terapie intensive, in rianimazione, e costano un'ira di Dio. Le compagnie assicurative non vogliono pagare, non sappiamo come fare, quindi c'è un debito pubblico americano, voi sapete il 40%, i 40 milioni di americani non hanno nessuna copertura sanitaria, ma quelli, vabbè, muoiono per i fatti loro, ma quelli che hanno i soldi, cioè ci sono da spendere troppi soldi. E quindi lui ha una bella idea: dobbiamo creare i pannelli della morte, cioè discutere come stiamo discutendo noi, discutiamo del problema della morte. Della morte di questi terminali, che sono imbarazzanti per nulla, e quindi nel prossimo futuro dobbiamo terminare. To end the lives of sick and unwell people. Noi dobbiamo terminare la vita di queste persone malate e unwell, cioè quelli che noi non vogliamo. Bello, eh? Lo firmate? Lo firmate questo, no? Noi solidariamente firmiamo questo appello, in maniera da ridurre per i veri high medical cost, mamma mia. E poi lui giustifica questo: sì, però questi soldi noi risparmiamo, li andiamo a investire nell'educazione, perché voi sapete il livello educativo americano delle low school, high school, è molto basso. Quindi lui, benefattore dell'umanità, dà ai giovani e uccide quelli che stanno troppo malati, no? Bene. Allora, quel poveretto di scimmia monkeypox che sta lì dietro, dice: ma io che c'entro in tutto questo? Io per fortuna rimango vivo e sono innocente, ok? Non partecipo a questa cosa qua, vai oltre. Allora, e qui lo andate a vedere quando fa la conferenza all'Istituto Aspen nel 2010 negli Stati Uniti, e lui annuncia i pannelli della morte per decidere le persone devono vivere e quelle che devono morire. Parla ad una università prestigiosa americana, tutti lo lasciano parlare tranquillamente e tutti dicono che è un'idea meravigliosa, eh? È un'idea veramente efficiente, non stato di questo tipo. E quindi il vero paziente zero, quello che infetta gli altri, è lui. Ok? La prossima, questo dal punto di vista etico, perché parliamo di etica, no? Evidentemente questo termine etica, che poi l'hanno inventato gli europei, non gli americani, è qualcosa che nella prassi americana il concetto di etica non esiste. Noi poi abbiamo introdotto la bioetica, poi l'etica clinica. Io sono stato uno dei fondatori del laboratorio di bioetica Necker a Parigi, sono stato l'unico chirurgo, gli altri erano tutti. E il professor Christian Hervé, anestesista, è stato il primo a discutere del problema dell'eutanasia. Eutanasia non delle persone, perché li sappiamo, ci sono diverse tendenze, ma l'eutanasia dei popoli e delle popolazioni.
quando voi fate una campagna di vaccini sperimentali, qui siamo proprio nel challenge etico, ma moriranno tanti, faremo un'eutanasia di popoli e di popolazioni, da questo punto di vista, se va male la cosa, perché questo è il nocciolo della faccenda dal punto di vista etico, se vuoi andare su un'sperimentazione di massa, perché altrimenti ritorniamo nella situazione dei medici tedeschi, dell'epoca nazista, dei medici giapponesi che sterminavano le persone nei villaggi cinesi in Manciuria, dove poi i cinesi hanno fatto il secondo laboratorio P4 a Darwin, non a caso, perché bisogna conoscere la storia per capire cosa succede. Allora, qui bisogna convincere della trasformazione dell'OMS in una agenzia che si occupi della biosecurity, biosafety e cybersecurity, cioè l'agenzia della sicurezza mondiale, la biosicurezza mondiale, non dei sistemi sanitari. E in più deve controllare l'informazione scientifica, cybersecurity vuol dire quello. L'America spinge in quella direzione tutti gli alleati e Schwab va al G20, lui ha creato un'organizzazione, si chiama la B20, dove tutti i grandi player finanziari occidentali stanno lì dentro e si mettono in parallelo con la G20 per dire guarda, abbiamo l'obiettivo di formulare raccomandazioni di policy indirizzati alle presidenti di turno G20 in un ampio novero di settori strategici. Questo che uno che non è nominato da nessuno, che ha tutta una storia passata alla sua famiglia di nazismo, eccetera, va a parlare a nome dell'industria, del cartello dell'industria finanziaria occidentale al G20. Ok? La prossima. E qui abbiamo il risultato di questo G20, perché la gente ci ragiona sopra, tutti questi responsabili. Sosteniamo l'hub di trasferimento tecnologico del vaccino mRNA dell'OMS. Ah, è un vaccino dell'OMS adesso, quelli a mRNA. Guarda caso, l'OMS produce vaccini, ok? Dell'OMS. In tutte le regioni del mondo, non scappa nessuno, anche in Groenlandia. Riconosciamo l'importanza di standard tecnici e metodi di verifica condivisi, per facilitare i viaggi internazionali, perché se non ti vaccini con i vaccini dell'OMS tu non vai da nessuna parte, stai a casa tua e non puoi più viaggiare. Se si approva la direttiva dell'OMS a maggio, confortata già da una decisione presa dalla Commissione europea, dovrebbe essere dibattuta nei paesi, del passaporto sanitario europeo, altro che passaporto carta d'identità. Se non hai quello, con tutti i vaccini previsti dall'OMS, tu non giri in Europa alla faccia della libera circolazione e della mobilità nei paesi europei. Interoperabilità, cioè che tutti i paesi devono trasferire le loro informazioni, tutti quanti, interoperabilità, dire quello. E riconoscimento di soluzioni digitali e soluzioni non digitali, e questo è molto ambiguo. C'è la trasformazione digitalica, no? In tutta Europa, eccetera, però anche le soluzioni non digitali, vale a dire inclusa la prova delle vaccinazioni. Cioè vale a dire tutti i sistemi di sicurezza, le intelligence dei paesi dovranno controllare le soluzioni non digitali, che tu hai fatto tutte le vaccinazioni previste da chi? Dall'OMS, che impone il trasferimento tecnologico dei vaccini. Tutti i prossimi vaccini saranno a RNA messaggero. Quindi quando in Italia si presenta il programma, no? Il prossimo biennale, eccetera, ma i prossimi vaccini per l'influenza sono sulla piattaforma RNA messaggero. Chiaro questo? C'è un cambio completamente di trasferimento tecnologico. Ed è quello, le grandi industrie come Moderna, Stephen Mansell ha detto, ma noi adesso proponiamo le piattaforme industriali, lui non parla di vaccini, piattaforme industriali RNA messaggero, su quelle tutti i prossimi farmaci, compresi i cosiddetti vaccini, utilizzeranno queste piattaforme. Questo è l'accordo globale di Big Pharma occidentale.
Bene, per vostra conoscenza, gli indiani hanno detto: noi facciamo le nostre piattaforme dei vaccini sul DNA, quindi ve lo metteremo in quel posto con il DNA, che è ancora peggio, perché è etnico, no? Capisci? Va bene, andiamo. Ah, scusami, ritorna indietro. Allora, volevo far vedere, visto l'importanza, lì avete Narendra Modi, che è l'indiano, c'è la cinese, eccetera, e poi abbiamo anche un rappresentante che sembra mezzo addormentato, che è italiano, ovviamente ministro dell'economia italiano, ha firmato questo documento. Ok? Quindi se qualcuno dice in Italia ignoro quello che succede al G20, no, stava sul panel principale dove si è presa la decisione approvata al G20, senza nessuna discussione in Parlamento su questo, che è una cosa strategica, senza nessuna informazione sulla popolazione italiana, che evidentemente è invisibile ormai, no? E c'è un rappresentante che non ha neanche il capo del governo, cioè lì hai Narendra Modi, hai tutti i capi, il presidente dell'Indonesia, hai tutti i capi del governo, tranne che in Italia c'è un ministro dell'economia. Forse non sapeva l'agenda di cui si doveva parlare. La prossima. Allora, ritorniamo a questo Black Swan, perché è un problema. Vabbè, potete leggere il libro di Taleb, che è un libanese americano che ha lanciato questa strategia economica americana, che ora viene applicata al World Economic Forum. La prossima. Ovviamente noi siamo abituati al cigno nero, perché abbiamo la cultura, come si dice, no? Quindi la danza dei cigni, cigno nero, cigno... E invece gli americani sono abituati a quelle altre cose, vedi? A quei... Vai, la prossima. Perché la teoria del cigno nero qual è? È quella di creare il caos economico. Il caos economico crea un caos sociale, rompe, is a disruptive technology per la società, quindi elimina la coesione sociale, economica e ambientale della società e obbliga a un nuovo reset. Per fare questo, la prossima, ecco, ci deve essere un avvenimento importante che avviene nel mondo per fare un reset, per fare il cambio. E questa si chiama la singularity, la singolarità. Questa viene dalla teoria del caos. Voi avete un premio Nobel per la fisica che l'ha avuta per delle formule sul caos, eccetera. Quindi basta chiedere al vostro premio Nobel in Italia, vi spiegherà perfettamente questo fenomeno. Allora, la singolarità, Ray Kurzweil. Questo è il libro fetish di Bill Gates. Allora, la singolarità nel ragionamento americano dice: qualunque fenomeno che supera più di 1 miliardo di persone diventa una singolarità a scala mondiale. Tant'è vero, la prossima, che loro hanno, vedi, qui c'è l'effetto praticamente futuristico che si lega alla singolarità poi con l'intelligenza artificiale. Vai sulla prossima. Allora, gli Stati Uniti creano questa Singularity University, che sta dalle parti di Stanford, dove tutti i grandi imprenditori europei vanno là a fare gli stage, eccetera, perché ragionano solo su eventi che colpiscono una popolazione che è superiore a 1 miliardo. Quindi una pandemia è perfetta, no? Colpisce tutto il mondo, quindi hai voglia, il miliardo che hai, cioè questa è una vera singularity. E guarda caso, l'università americana, Singularity University, è l'encounter della Commissione Europea, dell'OAT, che è come McKinsey, tutti questi gruppi qua, fanno un accordo, questo è l'accordo recente, Strategic Alliance, perché sai quanti ne capiteranno di singularity sulla piattaforma europea previste, no? Quindi dobbiamo fare l'alleanza strategica. Ecco qua, e vedi il sottotitolo. Disrupt or to be disrupted. Cioè, o tu lo fai agli altri, o tu devi subire quello che gli altri fanno a te. Pieno regime di guerra. Stiamo parlando ormai di una strategia di guerra mondiale.
In un mondo, vedi, dove l'innovazione tecnologica sale in maniera esponenziale, una delle questioni più importanti nella mente, chiaramente, degli executive business e degli imprenditori, mica di noi, è che cosa capiterà in futuro? Dice, era la storia di Bill Gates. You are ready? Sei pronto? Perché vedi, noi vediamo il futuro, vogliamo sapere. Ebbene, Deloitte e Singularity University hanno deciso di lavorare insieme per dare delle risposte. E voi siete fregati adesso, eh? Perché la teoria americana viene applicata in Europa. Prossima. Ecco qua. E l'Europa che anticipa tutte le cose, mica in Europa lì la gente sta a prendere lo stipendio senza fare niente. In pieno periodo pandemico, nel 2021, l'Europa lancia il programma ERA, chiama ERA, la Terra, no? Bello, eh? Bene. Allora, l'European ERA è un elemento centrale per rinforzare la unione della salute europea, European Health Union, con una preparazione migliore dei paesi europei e una risposta a dei problemi molto gravi nei border, cioè di scambio, perché la gente gira, quindi trasmette infezioni, eccetera. Questi sono i trade per l'umanità. Quindi, creando un accesso rapido, una disponibilità, un accesso rapido e una distribuzione delle contromisure necessarie. Sapete vuol dire necessarie, cioè obbligatorie, terminologia, ve lo traduco così, ma è così. E quindi nel punto 5, perché lo dovete andare a vedere sul sito web della Commissione Europea, voi trovate queste cose. Nel punto 5 dice, c'è un incubatore che ERA crea, che è l'incubatore per Biodefense Preparedness Plan. Il piano di preparazione, parliamo della salute dei paesi europei, di biodifesa. Aspetta, un incubatore per la biodifesa, ma qui stiamo in un altro settore, no? Non è militare questo fatto? No, e quello è salute pubblica dei paesi europei. Allora, naturalmente si riferiscono a SARS-CoV-2 con tutte le varianti e facilitando contatti e cooperazione fra le autorità regolatorie dei paesi membri, oltre che le autorità pubbliche e l'industria, e fra i player industriali che riforniscono la catena, naturalmente, dei farmaci, eccetera. Quindi voi cittadini non ci siete proprio, non esistete proprio. Gli invisibili sono i popoli europei, i cittadini europei in tutto questo. Bene, che altro dice? Ah sì. Questo lavoro, guarda, è sinergico con il dialogo strutturato, il dialogo è già strutturato per i fatti propri, sulla sicurezza del rifornimento di farmaci, sulla sicurezza del rifornimento di farmaci, fornendo delle informazioni, cioè ti devono dare una spiegazione sul funzionamento delle catene di rifornimento farmaceutico e identificando là dove ci sono bottleneck, no? Che tu non puoi passare. Oh Madonna, in Italia c'è molta opposizione, dobbiamo risolvere questo problema perché non si può fermare la catena di rifornimento dei farmaci a distribuire in Europa. È chiaro questo? Questo sembra molto militare, no? Bene, prossima. Allora, questo è l'articolo 1 che stabilisce un servizio per la Commissione. Questa è un'agenzia che viene creata per aiutare la Commissione sulla biodefense dei paesi nel settore europeo della ELTA e che costa 80 miliardi di euro, che se lo pagano loro, no, la Commissione si è dato un bonus perché lavora per noi di 80 miliardi di euro con questa, vai la prossima. Allora, su questa base la Commissione Europea adesso dice noi siamo pronti a applicare un piano per la protezione della salute dei paesi europei in unione con le strutture americane. E viene identificato, lo dicono nei documenti, cioè sulla base del modello americano. Voi sapete il modello americano
diciamo, di protezione della salute pubblica è un meccanismo di biodifesa, biosecurity e biosafety, quindi c'è dentro la DARPA, la BARDA, poi l'ARPA-H inglese e l'NIH. Quindi noi in Europa dobbiamo costruire, se non ce l'abbiamo, delle strutture identiche per fare il merge con gli Stati Uniti. L'AIRA ha questo compito di creare il merge con le strutture equivalenti negli Stati Uniti. I tre quarti sono militari, capite bene, il successivo sui biolaboratori, no? Prossima. Allora, naturalmente abbiamo la caduta dell'OMS, perché l'OMS si sta trasformando, sta diventando un'agenzia per la biosicurezza, e quindi noi poniamo il problema alle Nazioni Unite, ma per carità, gli Stati Uniti e i loro alleati vogliono trasformare l'OMS in un'agenzia per la biosicurezza mondiale, perfetto, lo finanziano, lo pagano, eccetera. Ma e l'OMS doveva finire? Questo è un grosso punto interrogativo, perché non è coprire di vaccini tutti quanti nel mondo e salvare la salute della gente, perché ci sono tante altre cose, no? E c'è una strategia come tante altre. La prossima. Allora, ritorniamo adesso, ieri stavo, volevo assolutamente parlare di questo, la prossima, dai. Ecco qua. Allora, dovete sapere che quando si parla di laboratori di biosicurezza, ognuno capisce bene che alcuni sono tutti laboratori duali. Puoi fare una ricerca che è libera, che può avere effetti positivi o effetti negativi. Nei laboratori di biosicurezza, proprio per la loro struttura, sono anche laboratori militari. Andate negli Stati Uniti, Fort Detrick, che è un laboratorio BSL-4, grande biosicurezza e militare. Poi ci sono quelli del CDC americano, sono B4, sono civili, sotto il governo, però sotto la responsabile del governo, sono anche loro B4. E quindi c'è un merge fra il civile e il militare sul modello americano. Lo stesso modello che vogliono applicare ora in Europa, sotto l'egida degli Stati Uniti e della NATO. Bene, perché parlo di biologia black? Perché c'è la gente che ci lavora in questi laboratori, no? Sono ricercatori, in genere sono biologi, ricercatori, grandi scienziati, eccetera. E quella noi chiamiamo, tutti quelli che lavorano nel settore di creare armi biologiche, perché questo è il termine, fanno della black biology. La black biology però non è una bella cosa, perché molta gente che lavora in questo settore ogni tanto sparisce o viene eliminata perché sa troppo, oppure perché dalla Russia, dai biolaboratori russi è andato negli Stati Uniti, o dagli Stati Uniti vanno in Cina, eccetera. Ve lo ricordate il famoso professore Liebert, quello americano che ebbe da Harvard, professore di chimica, e gli danno un laboratorio per lavorare nelle nanotecnologie nel brain. E lui aveva creato delle nanoantenne che potevano modificare l'attività elettrica delle cellule umane, e quindi i cinesi lo invitano, gli danno un laboratorio di ricerca, poi si è scoperto che non aveva dichiarato, è stato processato in America come spia fondamentalmente. Allora, vedi, da 2000-2012 muoiono più di 120 microbiologi che lavoravano nella black biology. Prossima. Ecco qua. Allora, noi perché poi siamo andati alla Corte dell'AIA a denunciare quelli che hanno creato il virus di Wuhan? Ormai non c'è più nessun dubbio, anche in America ci sono ormai tutte le informazioni, tutti i dati per accusare, cioè noi l'abbiamo fatto per primo a livello internazionale, e quindi il vero innocente era quel povero pipistrello, no, che si trova là per caso. Vabbè, non entro su questi dati, questi personaggi, andiamo oltre. Ecco, però questo lo riporto, questo è il famoso Weizmann, il cacciatore di criminali nazisti, che per tutta la sua vita era stato, prima, quando era giovane, nei combattenti della resistenza francese, nei Maquis, quando era giovane, e poi quando negli ultimi anni della sua vita. E lui ha dedicato tutta la sua vita a prendere questi che facevano la dark biology, ma l'avevano fatto all'epoca nazista. Quindi il messaggio è questo: noi abbiamo denunciato all'AIA, li prenderemo. Questo per un incoraggiamento di tutti quanti. La prossima.
Allora, vedete qua, ritorno a quello che ha detto la nostra amica qui. Se noi abbiamo da un lato le scienze della salute, le scienze sociali, le scienze della vita, ok? Da una parte e dall'altra. Da una parte tu hai la black biology, quindi le scienze della morte, la human safety, homeland security e la biologia sintetica. Dall'altra parte hai le biotecnologie, la internet overall, no? Sai che prende tutto, e l'intelligenza artificiale. Tutte queste piattaforme possono essere positive o negative. Allora, dato che non si può impedire la ricerca, perché la ricerca è libera, noi viviamo in una società di questo tipo, quindi non è possibile creare dei limiti, ci deve essere un fattore di mediazione. E questo fattore di mediazione è l'etica. Noi dobbiamo ritornare ai concetti fondamentali. I valori etici di un paese creano la mediazione fra quello che è buono e quello che può essere rischioso o ad alto rischio nella società. Quindi più noi siamo informati e formati a livello educativo sui valori etici di un paese, fanno parte della nostra cultura, eccetera, più noi saremo forti per creare il controllo e la mediazione da una parte e dall'altra. Questo è un messaggio, secondo me, fondamentale da questo punto di vista. La prossima. Vai. Allora, ritorniamo. Voi sapete che a Siena si farà questo grande hub, se lo faranno, eccetera, di biotecnologie, soprattutto sulle piattaforme RNA messaggero. Gli anticorpi monoclonali, voleva fare GSK, non hanno ottenuto grandi risultati, ma comunque c'è tutto il corpus del governo, dei diversi ministeri, dell'università, tutti sono d'accordo a Siena, forse la popolazione no perché non sa, ma insomma tutto apparato normale, e quindi chiamano nel consiglio di amministrazione della fondazione il premio Nobel per la fisica italiano, che naturalmente ha tutta l'esperienza nel settore biomedico e biotecnologico, ovviamente, solo perché è premio Nobel, ma ce ne sono tanti. Poi hanno detto Luc Montagnier ha rimbambito, poi ci sono altri a prendere il premio Nobel, non in medicina, ma in altri settori, e beh, sono lo stesso anziani, non è che. E poi dopo si chiama l'advisor, il consigliere, da dove? Dagli Stati Uniti, naturalmente, e che è Anthony Fauci. Allora, uno va a leggere il libro di Robert Kennedy su tutta la storia di Anthony Fauci, che è molto dettagliato, c'è una bibliografia infinita, estremamente dettagliata, e capisce che questa persona è da tanti anni gestisce l'Istituto di Malattie Infettive dell'NIH. Ok. Io personalmente non ho niente né a favore né contro Anthony Fauci, uno va a leggere la bibliografia, i suoi rapporti con Big Pharma, eccetera, e inquadra, diciamo, il profilo della persona. Ovviamente adesso Anthony Fauci è anziano, è andato in congedo, ha quasi, penso, 90 anni, eccetera, diventa advisor del lab a Siena. Beh, a 90 anni, poi se gli capita un accidente, dopo 6 mesi sparisce. Però perché è importante farlo? Perché porta Big Pharma, i soldi di Big Pharma. Come sempre, la gente, soprattutto i professori che fanno ricerca, universitari che hanno 4 lire, 4 soldi, cercano soldi. Quindi chi porta soldi? Ma Big Pharma, se viene da te, non ti farà fare quello che vuoi tu, ti farà fare quello che vogliono loro. E comunque tutta la ricerca che farai apparterrà a loro, quindi non c'è nessun indotto reale, tranne qualche piccola borsa di studio che sarà data ai giovani, eccetera, dal punto di vista della crescita del paese. La prossima. Allora, qui vi faccio vedere una cosa. Noi parliamo di questi laboratori BSL che sono sparsi nel mondo. Gli Stati Uniti ne hanno più 336, contati dai paesi asiatici, in Asia 336 laboratori BSL, 3, la maggior parte militari. Ok? Quando uno incomincia a vedere che cosa è successo negli ultimi anni su queste strane epidemie che sorgono improvvisamente così, allora vi ricordo quella di Ebola, la seconda Ebola, ondata di Ebola in Sierra Leone, nel 2014, gli americani hanno questo grande laboratorio al confine Sierra Leone con la Guinea, che è militare, controllato dalle forze armate
americane e devono contrastare l'infiltrazione della Cina in Africa che incomincia a prendere possesso di diversi paesi dando soldi, facendo infrastrutture, eccetera. C'è tutta questa zona che dà sul mare, sull'oceano, quindi Sierra Leone, Guinea, Liberia, poi vai sulla costa d'Avorio, no? Eccetera. Bene. Allora lì bisogna fermare i cinesi che si stanno prendendo possesso, stanno prendendo gli accordi con i governi. Quindi gli americani decidono di creare una nuova Ebola. Cioè l'Ebola costruita in laboratorio che esce da questo laboratorio e crea un'epidemia, ma non in Sierra Leone dove stanno loro, la fa uscire in Guinea, che è accanto, ma loro stanno al bordo. E come la fa uscire? Questa è la storia molto bella. Dice, c'era un bambino di 2 anni, confine in Guinea, che insomma voleva andare a prendere dei frutti che stavano in alberi molto alti e c'erano sti maledetti pipistrelli che mangiavano i frutti che stavano là. Quindi lui, 2 anni, guardate bene, perché è la verità, è riportato da tutti i giornali, si arrampica, 2 anni, per andare sopra sopra e deve togliere il frutto dal pipistrello. E quindi il pipistrello lo morde, il bambino va giù e si ammala. E guarda caso questo bambino ha questa Ebola strana che non corrisponde assolutamente a quelle 2004, è uscita chissà dove. Poi un giornalista molto bravo, africano, sai, questi giornalisti di attacco, va a intervistare la famiglia del bambino, che nel frattempo è morto. Allora, il bambino è morto di malaria. La famiglia aveva la malaria, tutti quanti, nessuno aveva l'Ebola. Nessuno aveva l'Ebola, cioè una fake news. Poi ci saranno i fact-checker, diciamo, non è vero così, eccetera. E quindi era insorto questo, un episodio della guerra biologica contro l'infiltrazione della Cina in Africa. Questo è ormai dimostrato, anche gli stessi americani si vergognano a raccontarlo, ma è così. Ma c'è una cosa molto importante. Ricordate i ricercatori che avevano scritto quell'articolo sul Lancet, mi pare, sul Nature, il famoso articolo, no, dell'origine del SARS-2, che avevano detto che era una zoonosi, anche se poi c'era questo inserto della furina che non si capiva da dove veniva, ma era questo accoppiamento pangolino e pipistrello, no? Lo ricordate? 3 paginette, avrebbero dovuto avere il premio Nobel perché era la prima osservazione di un virus chimerico ricombinante naturale. No? Oggi lo sappiamo, no? Che c'erano tutti gli scambi dell'email che bisognava coprire la storia di Wuhan. E erano stati firmati da Christian Anderson e Robert Gary, uno della Scripps University in California e l'altro della Tulane University. Tutta gente che ha sempre lavorato per il Pentagono. Sapete dove stavano a lavorare nel 2014? Lì, in Sierra Leone. Erano loro che costruivano. Guarda, sono bravi. Devo dire, sono bravi da questo punto di vista, nessuno può dire che non sono competenti. Sono creatori di armi biologiche da buttare nell'ambiente quando è necessario e dove è necessario. Però in America sono dei patrioti perché lavorano per il loro paese, intendiamoci, quindi tutto va visto dal lato dove lo vedi. Se io fossi americano direi che questi lavorano per la sicurezza degli Stati Uniti, contro la Cina, contro la Russia, cioè questi sono patrioti, non ci toccate i nostri patrioti. Ok? Bene. Allora, voi non lo sapevate questo, no? Questa storia, andatela a vedere sui siti web, eccetera, vedrete queste cose. Io le racconto così, ma è un input per voi, non per me. No, devo finire? Finisco l'ultimo. Finisco in fermo su questo. Allora, non aspetta. Allora, hai la storia del vaiolo. Nel 2019, siamo tutti vicini, guardate come si avvicinano tutti. 2019, nelle isole Samoa, che hanno sempre avuto il vaiolo nei bambini, quindi ricevevano sempre all'OMS il supplemento di vitamina A che evitava di avere l'epidemia di vaiolo in queste isole. Samoa, Tonga, tutte queste isole del Pacifico. Poi c'è quella americana. Boh. Allora, esce un nuovo vaiolo. Però l'OMS non rifornisce più a queste isole la vitamina A. Quindi i bambini si ammalano,
muoiono, è una cosa tragica, e però arrivano in soccorso i nostri. Il professor Ralbaric, a grande velocità, è quello del virus di Wuhan, ha creato un nuovo vaccino contro il vaiolo. Perché dice avere una nuova forma di vaiolo. No, la stessa forma di vaiolo, solo che non gli avevi dato la vitamina A. Quindi è l'esperimento di deprivazione da un certo tipo di vitamina, quindi abbassare difese immunitarie, per dare un'infezione e poi provare se il vaccino funziona in queste condizioni di deprivazione. E come a livello del SARS, nella popolazione mondiale c'è stata deprivazione della vitamina D3. È chiaro? Questo io lo porto come esempio per questo fatto qua. Poi abbiamo il caso di Wuhan, e l'ultimo è il mistero della Omicron, perché voi avete la leggenda urbana, la Omicron, virus è stato scoperto in un paziente malato di AIDS terminale, che poi per caso dica, ma forse avrà il Covid anche. Quindi fanno i prelievi e trovano questo virus nuovo, un Wuhan modificato, una Delta che si è aggiustato nel corpo di questo malato morente di HIV, che chiamano Omicron. C'è un medico che scopre questo, lo verifica, eccetera, e poi sparisce nella natura questo medico. Bene, questo è ottobre, ve lo ricordate? Ottobre. Una settimana dopo l'Omicron c'è negli Stati Uniti, a New York, c'è a Londra, c'è a Parigi, arriva un po' dappertutto, perché naturalmente abbiamo i famosi aerei Concorde, il virus esce dal corpo dello zombie che sta morendo, prende l'aereo e se ne va a fare il giro del mondo, no? Perché uno deve spiegare, vuoi tracciare i pazienti, no? Li tracci se c'è un problema di questo tipo, perché si può tracciare. E invece si scopre che a luglio dello stesso anno, cioè 3 mesi prima, c'è un professore molto famoso, il professor Biennas, che è professore di retrovirologia alla Cornell University, ma anche il capo della Howard Hughes Clinical Center for Infectious Disease, che Howard Hughes è la grande fondazione che da sempre ha lavorato per la CIA in America, per le tecnologie avanzate, che ha deciso di studiare la proteina spike della SARS e decide di modificare la SARS, il segmento SARS-1, che è quello della contagiosità, introducendo 20 modifiche, 20 inserti, 20 modifiche, cambiamenti, eccetera. Bene, e pubblica. Dice, ho creato una nuova piattaforma, guarda, la SARS-1 da parte della Spike, la Spike-1, l'ho modificata e diventa il virus più contagioso. No? Tutti gli studi sugli animali, cioè se tu pubblichi a luglio vuol dire che l'hai fatto 6 mesi prima. No? Bene, il virus che è stato isolato in Sudafrica, ha le stesse 20 variazioni, sono pubblicate le 20 variazioni di Biennas a New York. Ok? Un caso. 20, eh? Quando sono 20, sono 20. Cioè, la casualità, fatti gli studi statistici, tutto quello che vuoi, non so che razza di matematica puoi andare a trovare per giustificare questo. Vai oltre. Allora, e questo è il concetto. Se tu crei una singolarità, la crei tu, non quella casuale può avvenire. Chiaramente, se crei una singolarità che è un'epidemia di scala mondiale, tu stai creando un crimine biologico. E naturalmente, come effetto, crei un crimine sulla salute, un health crime, e quindi crei un new bio reset. Ok? Allora, il contingente di laboratori che in Italia sono previsti a PNRR sono laboratori di tipo farmaceutico, con l'industria sulle piattaforme RNA messaggero, sono dei laboratori militari della NATO, che ha visto l'Italia, insomma, non era equipaggiato a laboratori adeguati, se c'è una guerra in Europa l'Italia deve funzionare, sono dei laboratori accademici di supporto con sia i laboratori militari che con quelli dell'industria farmaceutica, più ci sono i laboratori per le zoonosi, cioè per gli allevamenti intensivi, quindi
i laboratori di istituti zooprofilattici. Allora, nel PNRR c'è questo programma di creare questi laboratori distribuito sulle diverse voci, non con un capitolo intero, perché ce lo impone la NATO, perché siamo in guerra, ce lo impone l'Europa, perché l'Italia, e ce lo impone l'America, perché l'Italia deve fronteggiare il problema dell'occupazione della Cina, dell'India e anche dei russi sull'Africa. Quindi noi dobbiamo essere la famosa portaerei, eccetera. Per questo c'è questa campagna di creare questi laboratori. Ma discussi da chi e con chi? C'è una discussione in Parlamento? C'è per caso qualcuno dei parlamentari che si alza e dice: ma vogliamo parlare di queste cose visto che anche l'Europa deve cambiare l'OMS? Silenzio assoluto. E abbiamo i parlamentari europei che stanno a dire: ah, ma non abbiamo ancora i contratti della Pfizer, di Madame von der Leyen. Mi fermo qua, eh. Ringraziamo il professor Tritto. Lo ascolteremo per ore, ma dobbiamo dare spazio alle domande del pubblico per i nostri relatori. Quindi voi fate le vostre riflessioni, andate a vedere. Allora, è arrivato il momento di qualche domanda dal pubblico. Io vorrei far girare il microfono, se qualcuno viene ad acchiappare il microfono e a farlo girare. Bene. Grazie Laura. Aspetta, controllo se è acceso. Si è acceso. Allora, una domanda pratica a tutto il panel meraviglioso. Finalmente ho visto delle persone che volevo ascoltare da tempo. Joseph lo conosco da quando mise insieme il pangolino con il pipistrello a 1000 chilometri di distanza, insomma una cosa incredibile. Allora, io faccio parte del comitato scientifico di Ippocrate Org. Il problema nostro è che a inizio della pandemia avevamo le cure e all'inizio della vaccinazione avevamo le morti e gli effetti avversi. Non c'è stato modo di pubblicare. Come si può aggirare la legge 2019 Gentiloni, che ha riformato non solo gli ordini medici ma anche i comitati etici? Che ti ha detto una cosa giusta, io ti invidio che tu stai negli Stati Uniti, qui la ricerca non è libera, qui non si può fare, non si può fare per niente, cioè un medico anche volesse fare uno studio osservazionale non lo può fare. Io invidio anche Segalla perché è un biochimico, non deve chiedere il permesso a un comitato etico. Come la giriamo questa legge qua del 2019? Sembra quasi fatta apposta. Grazie. Però mi danno una brutta responsabilità perché dovrei rispondere io. No, qui abbiamo un problema, è vero, di regole, no? Per gestire la sanità, il rapporto medico-paziente, perché il problema qua è il rapporto medico-paziente. Medico è ancora libero oggi di proporre la diagnostica e la terapia al paziente, e il paziente è libero oggi di scegliere, di decidere qual è meglio per lui, perché è un patto alla fine. È una mediazione, medico-paziente è una mediazione. Tu puoi avere il paziente con il cancro, che però è obeso, eccetera, se tu lo operi morirà in sala operatoria, e gli dici: guarda, è meglio per te, ti do delle terapie palliative, lo stesso vivrai, piuttosto che prendere il rischio di morire immediatamente in sala operatoria. Il paziente può decidere: no, io prendo il rischio. So che tu sei un bravo chirurgo, io prendo il rischio. Oppure c'è il paziente che dice: no, io non voglio questo rischio, però tu mi devi assicurare il conforto della mia vita fino alla fine, quindi l'assenza di dolore, il controllo degli effetti collaterali e così via. Accetto questo mio destino ineluttabile, capisci? Allora, questa che in passato noi abbiamo chiamato l'arte a livello medico, in realtà è il fondamento del rapporto fra due esseri umani, uno che viene a chiedere aiuto e l'altro che deve dare delle soluzioni, deve prospettare delle soluzioni.
Se noi vogliamo eliminare questo meccanismo, alla fine avremo l'intelligenza artificiale, avremo i sistemi computerizzati che ti faranno la diagnosi e diranno: questa è la terapia. Ti uscirà il fogliettino, cioè, guardi, lei nello stadio attuale ha 70% di possibilità di rispondere alla terapia. Questa è la terapia che deve fare. Se non la vuol fare, lei è condannato. Questo ti dirà la macchina. E naturalmente, se tu introduci la metabolomica, che devi fare 2000 esami, no? Oggi fai con 1000 euro, 2000 euro a carico del sistema sociale, tu fai, misuri tutto quello che vuoi nel tuo corpo. Quindi hai 1000, 2000 parametri, e il povero medico di base che deve analizzare questi 2000 parametri dice: ma io che ne so, la mia base biochimica non è tale da consentire. Mi oriento in un certo modo, ok? Se andiamo in questa direzione, tu perdi di vista il problema umano della malattia, che è quello alla base della terapia da sempre, che richiede anche il concetto dell'umanesimo, praticamente, della compassione verso la persona che soffre, e di trovare delle soluzioni adattate. Quella si chiama anche la medicina personalizzata. Come fai a fare una medicina personalizzata se vuoi standardizzare tutto? Non farai neanche una medicina di precisione, perché noi sappiamo essere precisi, però dobbiamo tener conto di quello che vuole il paziente e quali sono le sue necessità. Alle volte una soluzione, come diciamo noi, approssimata, cioè non lineare, è migliore di una soluzione estremamente precisa, ma pericolosa per il paziente. Quindi, con l'epidemia abbiamo voluto eliminare, mettere in dubbio questo meccanismo, anzi invalidarlo proprio, e bloccare i medici che volevano fare un esercizio della professione. Quando poi noi abbiamo detto che questa epidemia poteva essere trattata con i trattamenti precoci, è stato Ippocrate che hanno lanciato loro con grande sacrificio, perché molti medici sono stati sospesi, era vero, l'avevano detto i cinesi per primi, quando pubblicarono a gennaio, che dissero di riposizionare dei vecchi farmaci oppure di utilizzare il plasma convalescente nei casi molto gravi. Hanno pubblicato i cinesi stessi, quelli che lavoravano a Wuhan, repurposing old drugs, e mettevano l'idrossiclorochina dentro, mettevano l'ivermettina, eccetera. L'hanno detto i cinesi per primi, perché non abbiamo un vaccino adeguato, e nei pazienti gravi che portano la malattia avanti c'è solo il plasma convalescente che funziona. Allora, questo l'hanno detto i cinesi. E guarda caso, noi in Europa, non conosciamo il cinese, chissà che lingua strana pubblicano, i cinesi non capiscono niente, perché se figurati i cinesi, no? Stanno indietro. No, noi abbiamo il santo grado del vaccino che arriverà, perché vi ricordate all'epoca, mica era arrivato. Siamo stati 6 mesi a aspettare in panciolle, la gente moriva, e tu non dovevi far niente. Allora, io devo dire un grazie ai medici che, a costo della loro vita, della loro vita professionale, perché sono stati condannati, messi al bando, eccetera, hanno continuato a trattare i pazienti e ne hanno salvati tanti. Ne hanno salvati tanti. Oggi questo problema deve essere portato a livello europeo. Lasciate stare le guerre in Italia del presidente dell'Ordine dei Medici che vuol cambiare il giuramento di Ippocrate. No, questo è un argomento che va affrontato a livello europeo sulla professione medica, come deve essere esercitato nei nuovi challenge. Quindi è lì che si deve combattere la guerra. Non si può combattere in Italia o in Francia, Germania, a livello europeo, perché il mandato ora è europeo per la protezione della sanità. Quindi per la biosicurezza sanitaria il medico deve essere un player attivo, non subire passivo. Quindi bisogna chiedere, fare veramente una riunione degli ordini dei medici delle diverse nazioni, che si riuniscono in panel a Bruxelles e dicono alla Commissione europea: noi questo vogliamo per esercitare la nostra attività, altrimenti noi ci fermiamo. Ci fermiamo, e ve lo fate voi il sistema sanitario con l'intelligenza artificiale e con i robot, e noi ci fermiamo.
Questa è la resistenza attiva, quella che insegnava Gandhi quando cacciò gli inglesi. La gente andava per strada, era resistenza senza fare la guerra. Ma gli organismi, i medici, anche se saremmo, che so io, 100.000 medici in tutta Europa, perché siamo più di 100.000, in tutta Europa, ce ne sono almeno 30.000 sicuri in Italia. Prendi gli altri, tutti a Bruxelles a fare l'unione. Noi, medici liberi, vogliamo questo. E la class action, non puoi fare diversamente. Vuoi stare a combattere con i ministri della sanità che non sono niente, che non hanno nessuna qualifica? Vuoi stare a combattere con i presidenti e gli ordini dei medici che hanno lavorato in maniera speculativa sugli appartamenti dei medici? Dobbiamo dire le cose come sono, ma non serve questo. Il nostro interlocutore è l'Europa oggi, perché l'Europa delibera sulla sanità e sulla biosicurezza. Allora dici, tu vuoi dei medici che lavorano per questo? Beh, siamo noi, devi discutere con noi. Io quello che posso consigliare è questo fatto qua, di andare a fare le class action sull'Europa, ma direttamente, anche con gli avvocati, devono difendere la... Oh, qui c'è il problema dell'integrità della persona umana, ma della protezione dell'attività professionale, che è statutata in tutta l'Europa. In tutta l'Europa noi abbiamo le leggi, non è che non le abbiamo. Però devi sapere dove devi andare a chiedere. Se lo chiedi alle istituzioni nazionali, ma figurati, devono dire che hanno sbagliato finora? Che la tachipirina e vigile attesa non era un buon protocollo? Ci sarà qualcuno che ti dirà che c'era un matto ministro della sanità che era un incompetente, come tanti altri ministri sono stati in Italia? E non si può, non te lo diranno mai. Ti diranno che quest'uomo ha salvato l'Italia e ha evitato tanti morti. No, noi che abbiamo curato i pazienti a casa, anche se eravamo stati sospesi, abbiamo salvato tanta gente. Questa è la verità. Sono i dati di Ippocrate, non sono i dati miei personali, mi capite? Quindi vanno fatte queste class action di questo tipo, non c'è altra soluzione per il momento. Questo è il mio parere personale. Grazie, grazie. Ho io una domanda, quindi mi prendo il permesso da solo di farla. Ho una domanda per il dottor Segalla, perché subito dopo la proiezione del video ha detto che molti documenti erano anneriti, redacted, ok? Quindi la mia domanda è: come ha fatto a vedere attraverso questo annerimento, attraverso questo nero? Come ha funzionato questa operazione? È molto semplice. Quando si mettono insieme vari mosaici, vari tasselli provenienti da più paesi, per esempio prima è stato tu stesso hai fatto vedere documenti risalenti all'Australia, cioè sì, a quella che sarebbe l'AIFA australiana, insomma l'EMA italiana. Quando metti insieme tutti questi documenti e fai praticamente un read across, si chiama, cioè leggi attraverso le varie, diciamo, i vari aspetti di questa documentazione che servirebbe a valutare quella che è la sicurezza, o meglio il profilo tossicologico, in questo caso del vaccino Pfizer-BioNTech, trovi degli spunti estremamente interessanti. Se volete, è un po', sono le tre fasi tipiche della ricerca scientifica. Prima di tutto devi raccogliere i dati, data collection. Poi la seconda fase è analisi dei dati, cioè devi analizzare i dati. Cosa significa analizzare i dati? Significa proprio comparare. Trovi un dato che proviene, supponiamo, dall'FOI, dalla Freedom Information Act americana, un documento, più di un documento, e lo devi comparare con qualcosa che proviene appunto dall'Australia o da EMA o quello che è, e questa è la seconda fase, appunto, che è la data analysis. E poi c'è la fase più difficile finale, che è quella della data evaluation, cioè devi
valutare questi dati. E sulla base dell'analisi dei dati, tu riesci a ipotizzare, a formulare delle ipotesi. E questo è il metodo scientifico, è il metodo del ricercatore. Quando tu sei arrivato a formulare una tua ipotesi, un'ipotesi appunto scientifica che ha già le premesse per essere scientifica, perché si avvale appunto dell'analisi dei dati precedente, a quel punto lì sei già, diciamo che sei abbastanza avanti, perché cominci a entrare in quella che è la metodologia scientifica, cioè la metodologia scientifica serve a confermare l'ipotesi o confutare l'ipotesi. E allora lì hai praticamente davanti diversi, diciamo, challenge, diverse sfide, no? Da cui tu puoi arrivare alla verità. Quando poi hai la fortuna di trovare dei documenti come quelli che sono stati visti nel video, beh, allora il bandolo della matassa praticamente l'hai raggiunto, perché è inconfutabile quello che tu dimostri alla fine. Perché è inconfutabile? Perché è risalente, cioè è attinente alla documentazione che è stata emanata nella forma di un brevetto, che proviene praticamente dal produttore stesso, dal fabbricante. E quindi tu dimostri la non conformità di quello che è il prodotto di quel fabbricante, la non conformità nei confronti di quello che lui stesso ha asserito e addirittura documentato in un brevetto di un anno prima. E si risolve l'equazione. Sì, 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 quello è sicuramente un grande punto di forza. Grazie al dottor Segalla. Allora, non so dove è il microfono, se ci sono altre domande. Io avrei anche una domanda, poi qui ci sono altre domande, se le possiamo fare. Prego. Sì, allora, io volevo chiedere soprattutto alla dottoressa Gentilini e poi anche all'avvocato Cecilia Cusi. Io prima ho sentito che la dottoressa diceva che è in previsione di fare appunto una giornata dedicata a questo piano vaccinale 2023-2025. E quindi in anteprima, diciamo, volevo chiedere a entrambe a quali rischi andiamo incontro, sia dal punto di vista giuridico, perché insomma in questo documento si fa riferimento anche a determinate tipologie di categorie di lavoratori, gli insegnanti, i medici, eccetera, e viene appunto presentato appunto con un forte impatto moralistico, no? Quindi diciamo, la domanda è: che cosa ci dobbiamo aspettare e quali sono i rischi di questo documento? E la seconda cosa, che non è esattamente una domanda ma si avvicina, siccome il professor Tritto prima ha parlato dei legami tra Klaus Schwab e il nazismo, diciamo, e volevo chiedere se secondo lui questa tabella di marcia, diciamo, dell'agenda 2030 si basa anche su principi eugenetici. Ecco, grazie. Allora comincio io. Dunque, sicuramente questo piano lo vediamo come qualcosa di estremamente pericoloso. Fra l'altro, ripeto, riguarda dalla culla alla tomba, voglio dire, cioè tutta la vita della persona viene costellata da queste inoculazioni ripetute, perché oltre ai 18 antigeni viene anche raccomandato a quella che è anche il continuare con la somministrazione dei vaccini anti-Covid, per cui se uno fa i conti in una vita media di 83 anni, 85 anni fra maschi e femmine, insomma, si arriva a un'ottantina di somministrazioni di questo tipo. Fra l'altro, quello che abbiamo messo in evidenza è quindi su questo, insomma, sono proposte anche molto concrete, perché questo piano vaccinale ha una serie di punti e l'ultimo di questi punti è quello di fare
quello che diciamo era già richiesto dalla legge Lorenzin del 2017, cioè che dopo 3 anni dalla entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per i bambini con i 10 vaccini che sappiamo, doveva essere fatta una valutazione dei risultati, degli effetti avversi, di quello che c'era stato. E cosa che non è stata fatta assolutamente, per cui vogliamo dire assolutamente non è veramente insensato andare avanti con un piano vaccinale così impegnativo senza aver neanche fatto il punto di quella che è la situazione per i vaccini obbligatori dell'infanzia. Fra l'altro, sia chiaro che la mancanza di farmacovigilanza da parte dell'AIFA che c'è per i vaccini contro il Covid è identica anche per gli altri tipi di vaccini, in particolare proprio per quelli obbligatori nell'infanzia. Abbiamo a questo proposito un documento della Regione Puglia che invece ha fatto una farmacovigilanza attiva nella sua regione e mi riferisco appunto per quanto riguarda i vaccini dell'infanzia, e gli eventi avversi gravi sono centinaia di volte superiori a quelli che AIFA riporta, quindi c'è una sottostima veramente enorme, insomma, dei vaccini, e parliamo di vaccini cosiddetti tradizionali, insomma, ecco. Io vi invito, perché questo comunicato, il comunicato numero 7, lo trovate sul sito, vi invito diciamo anche a stamparlo e a portarlo al vostro medico di famiglia o a farlo conoscere, perché veramente, come dire, si sta con una pervicacia, nessuno ne parla di fatto, se non ne ha parlato BioBlu o qualche altra emittente. Nessuno è a conoscenza, cioè veramente, di ciò che bolle in pentola, ecco. Quindi, come Segalla ha alzato il coperto della pentola, apriamo anche noi questo coperchio e rendiamoci conto, perché purtroppo non è che adesso tutti vogliono dimenticare il Covid è finito, tutti festa finita, per carità, cioè purtroppo quello approfittano magari di questo momento di pausa, perché non possono tenerci forse tirati per il collo per anni, un anno dietro l'altro, sembra questa apparente calma, però intanto si preparano veramente tempi duri, ecco, penso soprattutto ai bambini, ecco. L'ultima cosa che volevo dirvi, tanto per rendervi conto, tornando a quelli che sono gli effetti avversi dei vaccini contro il Covid, la differenza che esiste fra farmacovigilanza attiva e farmacovigilanza passiva. La farmacovigilanza attiva praticamente la fanno pochissimi paesi, purtroppo, quindi l'Italia è particolarmente negligente, ma purtroppo no. Quali sono i dati che abbiamo? Possiamo dire qualcosa di farmacovigilanza attiva per i vaccini, ripeto, contro il Covid, da un sistema che esiste negli Stati Uniti e che si chiama V-Safe e che copre circa 10 milioni di popolazione, non tutti, però abbiamo una base di informazioni. Quello che è emerso è che ogni 100.000 dosi, questo sistema attivo registra 21.000 effetti avversi gravi. Quindi fate un pochino voi i vostri conti. L'AIFA ne registra, adesso non mi ricordo esattamente, ma mi sembra o 19, o sì, 19, siamo a questi livelli. Se uno fa un conto delle dosi somministrate in Italia, che sono 140 milioni di dosi fino praticamente a febbraio, poi adesso credo che per fortuna la gente ha smesso molto di farsi la quinta e la sesta, insomma, uno fa un conto e si possono stimare in Italia 30 milioni di eventi avversi gravi. Io ho questo blog sul Fatto Quotidiano, quando io ho portato questi dati, ho fatto questo articolo, è il primo articolo che in 15 anni non mi hanno pubblicato, questo per farvi capire.
purtroppo, quindi insomma il dato era troppo scomodo. Io ho fatto semplicemente un ragionamento, non è che gli italiani sono diversi dagli americani, ma questa cosa non è piaciuta, mi hanno tirato le orecchie, alla fine vabbè, non hanno pubblicato. Insomma, quindi diciamo bisogna stare svegli e al di là di questo, insomma, partecipare a iniziative, diffondere, io non vedo al momento altre possibilità. Ma io per quello che riguarda l'aspetto legale, intanto sposo in pieno quello che ha detto la dottoressa Gentilini, perché poi alla fine sarà quello, cioè portare avanti un'azione di resistenza come abbiamo fatto per il vaccino del Covid, per nei confronti dei ragazzi quello che in parte abbiamo fatto, io compresa, sulla legge Lorenzin, perché va ricordato che non si tratta di un reato, si tratta di un illecito amministrativo, quindi con una multa da 400 euro ce la caviamo, si paga una tantum, però credo che qui comunque ci sono degli scienziati, mi possono contraddire, io credo che meno vaccini uno si mette addosso comunque è meglio sta. È singolare. È singolare peraltro che ci sia un continuo aggiornamento sulle vaccinazioni. Il morbillo, dicevano che di morbillo sono morte, il morbillo è mortale. Io sono andata a vedere i dati della Toscana del 2018, ci sono stati nemmeno 10 casi. Ma come si fa a dire che il morbillo è mortale? La Lorenzin, però la Lorenzin si può contrastare. Come ripeto, ma non è vero, ma io sono stata in Spagna a giugno e sono partita da Firenze, mi hanno detto ma cosa vai a fare a Madrid, c'è il vaiolo delle scimmie, io sono arrivata a Madrid e gli spagnoli con cui ho parlato mi hanno detto ma che è il vaiolo, ma che dici, era una trovata dell'Italia, a Madrid non esisteva il vaiolo, eppure a me mi avevano detto era pieno. Ma infatti farò un discorso che non ha niente a che vedere con la legge. Spengiamo la televisione, una buona volta. Spengiamo la televisione, andiamo a fare una girata, facciamo le parole crociate. Spengiamo la televisione. E il problema è quello. Come il problema è che ci si parla addosso fra di noi, perché la gente non c'è. Sì, però insomma. Io ritengo, ripeto, che l'unico modo sia quello di continuare a resistere. Deve essere la pervicacia, è vero o no? Ne parlavo prima con il dottor Segala, la pervicacia, il continuare imperterriti, perché se si va a guardare quello che è successo, le sentenze della Corte Costituzionale, i tribunali di merito che negano l'evidenza, la tachipirina e la vigile attesa sono passati. Questo è il guaio, ci sono i morti e come dice il professor Sinagra si continua a morire lì fuori. Il problema è questo, è che non è che è finita, ce l'ha fatto vedere il dottor Segala, i vaccini cosiddetti la vecchia versione hanno continuato a somministrarli. Cioè abbiamo a che fare con i criminali, deve essere chiaro, questi sono crimini contro l'umanità. Cioè non ci giriamo tanto intorno. L'omicidio, le lesioni personali, questi sono criminali. Questa gente deve essere portata sui banchi degli imputati e deve essere giudicata da un tribunale penale. Perché hanno fatto questo, sono 3 anni che ammazzano la gente. E soprattutto la gente che hanno ammazzato, tranne quelli che ci credevano nel vaccino, sono persone che sono state ricattate, perché o ti vaccini o ti sospendo. A casa mia è estorsione. Hanno fatto questo. Come?
Certo, certo. Però ci sono stati. Però bisogna anche considerare che pochi, ma qualche magistrato c'è, e quello che c'è da sperare è che prima o poi, se non altro da un punto di vista quantitativo, da un punto di vista numerico, non potranno più nasconderli, perché i morti continuano a aumentare, la gente continua a stare male. E questa gente che non ha ad oggi spesso e volentieri una diagnosi non ha nemmeno il sostegno economico dello Stato, perché questi si sono vaccinati, ma nessuno gli paga il risarcimento. Un altro problema grosso è quello dell'indennizzo. Certo. Questi sono degli aspetti tecnici. Qui abbiamo un problema fondamentale. I pazienti long covid, no? Che esistono. In America 20-30% della popolazione che ha fatto il covid, sia quelli buoni che quelli cattivi, hanno il long covid, ok? Che persiste per oltre 8 mesi, ormai abbiamo quasi un anno e mezzo di gente long covid. Secondo, ai pazienti post vaccino con la sindrome da immunodeficienza acquisita, che oggi sappiamo perché dopo la terza dose vai giù, eccetera, completamente, dopo vaccino. Questi pazienti hanno bisogno di essere seguiti e di essere assistiti, ma devono essere riconosciuti per la malattia che hanno, perché il problema pratico è questo qua. Io devo fare una dichiarazione da medico che questa persona ha il long covid, quindi devo avere una serie di strumenti diagnostici che mi permettono di dire questa paziente è long covid, e poiché non ci sono terapie proposte, ci sono solo delle proposte, delle idee terapeutiche che vengono dal mondo medico globale, dal mondo della ricerca, questi pazienti devono entrare in protocolli clinici, quindi devono essere autorizzati, perché se io incomincio a dire o a vendere la terapia bibu, bibo, eccetera, e beh, arriva la gente e dice: ma tu che cosa stai facendo? Che cosa stai dando a questo paziente? Ci vuole assolutamente. Allora, fare questo vuol dire anche chiedere alla società civile, se non lo fa l'istituzione, di creare dei centri che seguono questi pazienti. La stessa società civile e le associazioni possono unire e fanno un centro per seguire questi pazienti. In Inghilterra, quando si fece la grande campagna vaccinale, ho partecipato anche ai lavori del governo inglese, eccetera, crearono 32 centri per il long covid durante la campagna vaccinale, pubblici, e hanno ottimizzato tutti gli effetti cardiovascolari, gli effetti delle tromboembolie che AstraZeneca dava. Noi abbiamo avuto tutti quei casi AstraZeneca. L'Inghilterra è riuscita a tamponare, sapendo benissimo gli effetti collaterali che aveva, creando 32 centri di perseguire i pazienti in long covid, nel post vaccino, capite? L'Inghilterra ha fatto questo. Ora, in Italia non si è parlato di questo assolutamente, anzi la gente nega che esiste il long covid, nega che esiste la sindrome post vaccino. Allora questa è la difficoltà di prendere in carico la gente. Lo può fare solo la società civile, dice: ma noi abbiamo un sacco di amici nostri che stanno male, nessuno li segue, sono pochi medici che sanno trattare queste cose, perché noi abbiamo imparato anche sul campo, non è che abbiamo la scienza infusa, eccetera, però possiamo seguire, alleviare i sintomi e addirittura guarire alcuni pazienti o detossificare alcuni pazienti se vengono seguiti in centri apposta. Io il messaggio che do a tutti voi: la società civile si può organizzare creando dei piccoli centri e piccoli hub dove i medici sono coinvolti in questa lotta, partecipano, girano, io mi sono offerto volontario,
gratuitamente in Campania, in Puglia, in altri. Dico, vengo una volta ogni 15 giorni, trovare i pazienti, vi imposto la diagnosi e la terapia, faccio venire altri colleghi che lavorano con me nei diversi settori e incominciamo in questo modo a catalogare i pazienti seriamente, con dei dossier clinici seri, completi, e proponendo anche dei protocolli terapeutici. In questo modo puoi affrontare il rapporto con l'istituzione. Questa è una prima cosa. La seconda cosa è il problema che abbiamo finito l'epoca dei vaccini tradizionali, perché tutta l'industria farmaceutica, Big Pharma, ti dice ormai tutti i prossimi vaccini saranno a RNA messaggero. Quindi è il momento di fare uno, come si chiama, gli stati generali della medicina sociale, soprattutto per l'uso dei vaccini. Per 40 anni abbiamo vaccinato tutta la popolazione, dai bambini ai grandi, agli adulti, ai vecchi, quelli influenzali. Cioè. Vogliamo fare il punto della situazione, visto che le piattaforme industriali per i nuovi vaccini ora cambiano, sono completamente diverse? A questo punto possiamo raccogliere i dati, chiamare la gente del mondo scientifico e tecnico, dice guarda, le regioni a dire... Ma quanti pazienti avete che vaccinate, che hanno effetti? Le regioni devono dare i dati, perché è la società civile che lo chiede. Se noi facciamo gli stati generali della medicina sociale in Italia, non quella che fa il Ministero della Sanità, incominciamo a vedere le cose non vanno nell'ambito vaccinale. Prima e dopo l'era, la nuova era dei farmaci a RNA messaggero. Questa è una class action sociale. Che si può fare? In Francia hanno incominciato a fare delle cose di questo tipo, perché anche in Francia il settore dei vaccini per i bambini è molto, molto sentito, anche lì hanno lo stesso numero di vaccini come i nostri, ma anche di più. Però c'è il 60% di quei vaccini nei bambini che non servono a niente, però sono responsabili del gran numero di allergie e di malattie immunologiche che i bambini poi manifestano nella pubertà, capisci? Questo è un problema sociale. La medicina sociale la si negozia, la si fa con la società civile. Non c'è qualcuno che decide al Parlamento o al Governo, il Presidente della Repubblica, e decide per la salute dei cittadini. Sono i cittadini che pongono il problema sul tavolo e chiedono di verificare e di dire perché dobbiamo cambiare su quello e non su qualche altra cosa, eccetera. Questo è fondamentale da questo punto di vista. Voi siete fantastici, forse siete pochi, ma non è vero che siete pochi. Ieri quando stavo a Siena avevamo due sale pienissime di gente per i biolaboratori. Io vedo che la gente facendo conferenze continua ad aumentare progressivamente, perché la gente incomincia a diventare più consapevole delle cose in gioco. La salute è un asset della popolazione, cioè appartiene a te, perché il tuo DNA appartiene a te. Quindi nessuno te lo deve toccare. Ringrazio moltissimo. Faccio una domanda. Sì, tecnica, bene, mi avevi fatto quella domanda. Ultima domanda, poi chiudiamo. Sì. Volevo una domanda tecnica sui vaccini. Allora, si è parlato di queste dosi con il tappo viola e quello grigio. Allora, io volevo capire, ma quelli che sono usciti nuovi senza elettroliti sono meno cattivi o lo possiamo verificare? Ancora non lo possiamo verificare. Ecco, così diciamo, secondo la sua ricerca, potrebbero essere meno cattivi, anche perché io sto vedendo molte persone che adesso si sono fatte anche la quarta dose, io ne conosco, e comunque continuano ad avere degli effetti avversi, sono molto importanti. Quindi a parte i vaccini che vengono utilizzati e sono vecchia maniera e sono scaduti eccetera, però dicevo quelli nuovi sono davvero così meno cattivi, non lo so se qualcuno poi mi può rispondere, grazie. E poi se avete delle notizie riguardo i vaccini dei cinesi, degli indiani o dei russi, perché io non, cioè, vorrei capirne un po' di più, insomma anche brevemente, se potete darci delle informazioni. Grazie mille. Allora, prima il dottor Segal. Brevemente, visto l'ora, perché
è il caso di dire stiamo facendo notte. Ok, va bene. Allora, a quella domanda in BioBlu risposi, non si può dire che siano meglio quelli, diciamo, col tappo grigio. Potremmo dire che sono meno pericolosi perché hanno tolto i chiodi. Dalle nanobiciclette hanno tolto i chiodi, nel senso che hanno sostituito quella parte nella formulazione che, come si è visto nel video, diciamo è composta principalmente da elettroliti che destrutturano e quindi rendono la composizione, l'intera composizione, diciamo meno stabile. E quindi cosa significa meno stabile? Significa che ci sono maggiori rischi, ci sono maggiori criticità. Questo però non significa che togliendo gli elettroliti e quindi praticamente lasciando sempre le nanoparticelle lipidiche cariche fra l'altro positivamente, come avete visto già la loro carica positiva genera una certa tossicità, una certa citotossicità. Quindi risposi semplicemente così, come posso rispondere adesso. Non possiamo dire che siano, che abbiano risolto nessun problema dal punto di vista immunoterapico, possiamo dire che forse sono meno pericolosi. Ciò non toglie che comunque presentano delle citotossicità e presentano ugualmente delle criticità molto preoccupanti. Non ultimo il fatto che non sono stati, questo è molto importante ribadirlo, non sono stati fatti studi né di cancerogenicità, né di genotossicità e né di mutagenicità, né sul tappo viola né sul tappo grigio, e questo è fondamentale perché vi dà un'idea di quelle che sono, diciamo, le procedure raffazzonate, la fretta con cui hanno allestito, diciamo, delle composizioni, delle formulazioni. Mi viene in mente quello che dichiarava la stessa Katherine Jensen, che era un ex addetta alla ricerca e sviluppo della Pfizer Biotech, diceva: stiamo pilotando l'aereo mentre lo stiamo ancora costruendo, mentre lo stavamo ancora costruendo. Ma attenzione, su quell'aereo che stavate costruendo c'erano milioni e milioni di vite umane, ok? E avete messo in pericolo, pilotando quell'aereo mentre lo stavate costruendo, avete messo in pericolo milioni e milioni di vite umane. Bene, allora io ringrazio i nostri relatori, ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio anche tutti gli attivisti e i volontari di Libero Fuoco che hanno organizzato l'evento. E non ci fermiamo qua, ovviamente ne organizzeremo molti altri come ne abbiamo organizzato tantissimi in passato. Ringrazio Alberto Cavallini e Laura Mileto che hanno realizzato questo magnifico doc video, speriamo che giri ancora e ancora di più, e ringrazio anche 9MQ, il canale 9MQ di Facebook che ha fatto la diretta Facebook. Giovanni, sì. Scusa, ci sono due domande che sono state fatte e ancora devono rispondere, quindi brevemente c'era quella di Elena sulla composizione, se lo sappiamo, dei vaccini, no? Russi, indiani o cinesi, e quella mia fatta al professor Tritto, che lui si ricorda benissimo, penso. Allora, i vaccini indiani e cinesi sono di tipo tradizionale, no? Il virus inattivato, eccetera, loro ovviamente lo hanno fatto sui ceppi loro, che hanno isolato sui loro pazienti, quindi il Sinovac è diverso da quello indiano per diversi motivi. Il mondo occidentale ha rifiutato a questi paesi di dare l'esclusività di produzione delle piattaforme RNA messaggero in loro paesi, e quindi sia la Cina che l'India, come anche la Russia,
la Russia ha presentato lo Sputnik, ti ricordi che poi l'OMS ha bloccato, sono andate avanti per i fatti loro. Quando noi compariamo i dati comunicati a questi paesi sulle morti, abbiamo una discrepanza enorme. Naturalmente in Occidente si è detto perché loro non danno i dati, non vogliono sapere quanta gente è morta, però c'è la gente che gira in Cina e in India, quindi si vedono i casi in particolare. In Cina il Sinovac, che era tradizionale, prodotto da CanSino, dava il 60% di copertura, 60% non di più, l'hanno detto sin dall'inizio, quindi non è che hanno garantito, ha funzionato al 40% sulla popolazione, però i cinesi hanno usato tutta la medicina tradizionale cinese per compensare quello che era lo stormo citochinico, cioè l'infiammazione molto grave. Qui c'è un altro tipo di medicina che è stata implementata. In India i loro vaccini non erano buoni, quelli che hanno fatto loro all'inizio della pandemia, quindi decisero idrossiclorochina, perché l'India è il più grosso produttore di idrossiclorochina del mondo, eccetera, e l'ivermettina. E quando hanno incominciato a dare l'ivermettina a tutti quanti, gratuitamente a tutta la popolazione, hanno fermato l'epidemia in maniera massiva. Poi abbiamo i paesi di riferimento, l'Africa che ha avuto appena il 20% di vaccinazione e il continente che ha avuto meno morti di tutti, dichiarati dall'OMS, dall'OMS, quindi abbiamo i dati. In Occidente abbiamo i dati, voi lo sapete, della Svezia, che ha fatto fondamentalmente l'immunità di gregge, ha fatto questa scelta, eccetera. Inizialmente avevano avuto più morti, poi questo è andato degradandosi progressivamente, per cui hanno avuto meno morti della Norvegia, della Finlandia, che erano lì vicino, eccetera. E poi in Italia abbiamo l'esempio di San Marino. San Marino ha fatto lo Sputnik a tutti quanti. Allora andate a chiedere a San Marino, all'assessore della sanità, quanti morti sono stati a San Marino nei residenti e vi rendete conto della differenza. Se tu usi delle strategie innovanti, e possono essere bellissime, ma non sono testate e non valuti esattamente il rischio-beneficio in termini di ricerca applicata sulle popolazioni, puoi avere dei disastri di questo tipo. Noi abbiamo assistito a un disastro, lo stesso Bill Gates ha detto, ha annunciato, dice, questa volta ha funzionato al 50%, però poi si è ritratto ancora di più. Dice, la prossima volta faremo meglio. Ma nessuno dice a Bill Gates che la gente è morta, milioni di persone sono morte. E questa è l'essenza del problema, capisci? Poi che altro volevi? Sì, c'era la questione dell'eugenetica. Ok. Cioè, è chiaro che abbiamo adesso con il gruppo di Schwab e di tutti gli altri alleati della finanza mondiale la rinascita di un neonazismo mondiale che si associa a un a tutti i gruppi della finanza internazionale di tipo ebreo. C'è una convergenza di questo tipo. Come era successo, tu sei giovane ma io no, nella seconda guerra mondiale, perché la nascita del nazismo non nasce così per caso, nasce perché il grande compartimento industriale dell'epoca e finanziario dell'epoca decide di finanziare l'ideologia nazista, poi diventa un'ideologia, come la grande industria italiana finanziò il fascismo in Italia, perché queste sono le realtà storiche. Oggi abbiamo, io la chiamo l'archeologia del neonazismo, perché questa è una cosa vecchia. Se senti Schwab, senti parlare i nazisti come parlavano all'epoca, reinterpretavano addirittura la storia, le piramidi d'Egizio annunziavano il nazismo, cioè cos'è questo tipo? Cioè, qui stiamo solo nel fatto che la finanza mondiale di questo tipo utilizza e utilizzerà la tecnologia per dominare il mondo. Ed è sempre la solita storia, si ripete, non c'è niente di nuovo. Chi conosce la storia, per questo si cerca di eliminare le persone anziane, in maniera che non ci sia più la storia, no? Il ricordo, ma questo è la memoria della storia, è fondamentale per capire quello che succede. Allora, a quel punto di vista io non ho personalmente nessun dubbio. Questo è neonazismo, come stiamo vedendo in Ucraina, perché il gruppo di Banderas è quello che poi ha generato l'attuale governo Zelensky, c'è il gruppo di Soros che era stato cacciato via
dall'Ungheria quando stavo lavorando in Ungheria, perché riportava tutta questa destabilizzazione in certe zone, li conosciamo, questi finanziano tutti questi settori, World Economic Forum sono quelli là, non sono altri. La sfortuna è che gli Stati Uniti, questa amministrazione americana, ha accettato questo panel finanziario. Gli americani, che erano stati sempre la bandiera della libertà, della freedom nel mondo, più o meno poi anche discutere su questo, eccetera, erano un riferimento per l'Occidente, stanno perdendo quello che è la reputazione etica di fronte al mondo. Noi europei che avevamo i valori umani, no? Dei diritti umani, eravamo un riferimento paese in via di sviluppo. Adesso stiamo bruciando questo nostro patrimonio di reputazione a livello mondiale. Prima eravamo dei mediatori, adesso i paesi ci dicono, come hanno detto a Macron, stacca la spina dagli americani e puoi incominciare a discutere. La von der Leyen è andata là, c'è stato un ministro, un sottoministro cinese che è andato a parlare a von der Leyen, giustamente, perché la von der Leyen mica rappresenta i paesi europei, no, ma siamo seri. La gente seria ragiona in maniera seria, il mondo è cambiato e noi europei, anche italiani, dobbiamo capire che cosa vogliamo fare da grandi se non ci ricordiamo della nostra storia. Ma se ci ricordiamo, io vengo dalla generazione che ha visto la uccisione di Aldo Moro, la mia famiglia è stata coinvolta, il professor Tritto era l'assistente numero uno di Aldo Moro all'università a Roma. Io mi sono seduto sulle ginocchia di Aldo Moro quando entrò nella campagna elettorale, prima nomina, era provveditore agli studi a Bari. Noi veniamo da una generazione, la mia, io posso parlare della mia, una generazione che crede nei valori della libertà, della democrazia e non delle dittature di qualunque tipo esse siano, comprese quelle finanziarie. Grazie mille, grazie di nuovo. Sì, sì. Sì, sì, sì. 100 milioni di indiani. Ma lo so. Bene, allora grazie a tutti, la serata è terminata. Potete continuare a parlare con i relatori non appena saranno scesi dal palco. Grazie a tutti, buona serata. Ciao. Grazie, grazie.